Per me è un onore ricoprire questo ruolo, anche perché ho iniziato a lavorare in questo ospedale 18 anni fa con il dottor Bellandi, che è stato un pioniere nelle tecniche chirurgiche endovascolari, quindi sento questo territorio e questo ospedale come la mia famiglia, in cui sono cresciuto professionalmente. È Giorgio Ventoruzzo il nuovo direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia vascolare dell'ospedale San Donato di Arezzo e del presidio ospedaliero Valdarno. La nomina è arrivata al termine di una selezione che ha visto lo specialista collocarsi al primo posto sulla base della prova effettuata, dei titoli conseguiti e delle esperienze acquisite. In questo centro facciamo più di 650 interventi arteriosi con tutte le tecniche più innovative, mini-invasive anche nei pazienti fragili e anziani, e più di 400 interventi flebologici. Nell'ambito del Dipartimento Cardiotoraco-Vascolare diretto dal dottor Bolognese abbiamo sviluppato dei percorsi di eccellenza, fra cui quello per l'ischemia critica, il salvataggio d'arto, che ha una modalità di organizzazione e di presa in carico globale del paziente che si può considerare come un unicum in Italia. Quali sono le linee di sviluppo? Chiaramente l'innovazione tecnologica, in questo la direzione ci sta attivamente dando una mano, perché nel nuovo blocco operatorio sarà prevista una sala ibrida, quindi ad elevata tecnologia, che permetterà di migliorare ulteriormente le possibilità di cure e la sicurezza del paziente. Rafforzare il rapporto con i medici di famiglia per il governo della domanda. Attualmente riusciamo a ottemperare a tutte le classi di priorità per le richieste di visite chirurgiche vascolare e per gli interventi chirurgici, ma ci sono sempre margini di miglioramento. E poi innovazione e sviluppo, la ricerca. Non si può fare una buona attività clinica senza una buona attività di ricerca e viceversa. In tutto dobbiamo sempre mettere al centro i nostri pazienti. L'incarico di durata quinquennale decorre dal 16 luglio prossimo.